dichiari il Lady Boss. Happy New Year! Buon 2020! Happy 2020, guys! Benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Chiara Lady Boss e Carotilla vi vogliono augurare un 2020 super creativo. La mia amica hawaiana ci ha prestato il 25esimo piano del suo palazzo, perché il palazzo è suo e non c'è nessuno, siamo in questa stanza figa, però la vista è ancora più bella. Oggi si parlerà di buoni propositi per il 2020. Come lo scorso anno, ho piacere di condividere con voi dei buoni propositi, o meglio, delle azioni al miglioramento e incoraggiamento per voi e per me. Quest'anno ne ho scelti 5. Sicuramente vi riconsiglio tutti quelli dello scorso anno, anzi vi lascio il link dei buoni propositi 2019 qua nell'info box. Ho il piacere di iniziare quest'anno con una content creator che stimo molto, che è Carotilla. Grazie. Ciao. Grazie per... E sapete perché? No, ci tengo a dirlo, perché lei crede fermamente in tutto ciò che condivide e non è da tutti. Sì, sì, diciamo che farei fatica a parlare di cose che o non mi interessano, di cui non ho passione, anche perché parlo spessissimo di sostenibilità, eccetera, quindi... Se non mi interessasse sarei una pazza. Se non siete ancora tra la mia community di Instagram, vi ricordo che il profilo è Chiari Lady Boss. Iniziamo con i nostri incoraggiamenti. Vai! Numero 1. Sicuramente consiglierei per me e per voi volontariato e donazioni a compagnie no profit, perché nel mondo c'è sempre qualcuno che ha bisogno di noi, che è sempre meno fortunato di noi, e io nel mio piccolo vorrei riuscire ad aiutare. Avevo creato un post su Instagram qualche giorno fa, chiedevo consiglio su compagnie no profit. Sì, l'ho visto. A cui potevo lasciare una donazione, perché era il giorno del Giving Tuesday, e ho deciso da quel momento che in realtà vorrei che questa fosse un'azione ricorrente nell'anno nuovo, nel 2020. Infatti, addirittura, se voi avete conoscenze più approfondite a riguardo, mi piacerebbe sapere la vostra. Non so tu cosa ne pensi a riguardo. Penso che un altro modo per fare volontariato sia anche dare spazio sui social alle onlus, quindi dare collaborazioni che ovviamente sono in via gratuita, però si dà spazio e visibilità sui social alle onlus a cui si crede di più. Quest'anno ho visto parecchie persone consigliare di comprare ad esempio alberi come regali, sì, oppure anche collaborare con onlus che riguardano la plastica negli oceani, quindi la pulizia degli oceani. Qual è il tuo numero uno? L'azione numero uno 2020? La mia azione numero uno del 2020 è migliorarmi un pochino dal punto di vista dell'organizzazione. Sono della Vergine, però diciamo che ho troppe cose sul piatto e non riesco sempre ad organizzare il poco tempo che ho, perché ho anche due bambini, quindi diciamo che ho veramente poche ore nella giornata per focalizzarmi e fare tutto quello che ho in mente di fare, anche proprio progetti futuri. Tendo a procrastinare su troppe cose davanti perché non so con quale iniziare, e aiutarmi insomma a trovare un modo per organizzarmi meglio ovviamente mi renderebbe più produttiva e più felice. Di solito bisognerebbe iniziare con la cosa più difficile o lunga. Ok. Perché ti toglie la gran parte del lavoro e poi ti rimangono le cose più semplici o più brevi. Ok. Che ti portano via meno tempo. Io di solito invece faccio il contrario. A volte lo faccio anch'io, ma mi sono promessa che mi devo... Diciamo che tante volte io la cosa che faccio per prima è quella, visto che alla fine anche tu lavori spesso con, sono lavori creativi nostri, quindi con la prima idea che mi viene in mente, con quella che mi ispira di più, sì, la faccio prima, perché non voglio perdere il momento creativo, e poi le altre pian pianino le faccio, ma di solito le più noiosi magari le faccio, sì, burocrate. Ovviamente se è un discorso di creatività e quindi hai l'ispirazione al momento, consiglio di iniziare da quella. Per il resto è sempre più faticoso e si lascia sempre alla fine, come hai detto, tutte le cose più noiose o più lunghe. Io scrivo sempre tutto, mi faccio 3000 note, e uno dei miei obiettivi è sempre quello di avere le note del giorno e cercare di portare tutto a termine nella giornata, anche se è quasi impossibile, perché me ne metto troppe. Sei molto ottimista. Troppo. No, anch'io uso questo metodo, però appunto spesso devo trasportare le cose dell'oggi al domani, perché sennò sì, succede spesso anche a me. Questo crea molta frustrazione.
Frustrazione. Ci siamo accorte che l'azione numero 2 è praticamente un'azione in comune e è quella di leggere di più, concentrarsi a ritagliare del tempo per informarsi e leggere libri. Come obiettivo io mi darei un libro al mese, anche se so che è impossibile, non credo che riuscirò a raggiungere questo obiettivo, al massimo uno ogni due vorrei. Ho lo stesso obiettivo, non è che non lega mai, io riesco sempre a ritagliarmi un po' di tempo per leggere, ho troppo poco perché alla fine leggo molti meno libri di quanti ne ho già proprio pronti sul mio comodino da leggere, perché spesso è molto più semplice perdersi e spegnere un attimo il cervello e guardare magari un video o guardare Instagram eccetera. Però a volte questo serve per ispirazione. Serve, però tante volte mi accorgo che appunto entro in un loop, diventa ok, il cervello è proprio in stand by e tu stai soltanto perdendo tempo. Quindi anche qui dal mio punto di vista è sempre un sapersi organizzare un pochino meglio. Quindi potrebbe essere una challenge 2020, magari ti sfido. Ok. Altro che vestiti qui, Natale, Capodanno. Adesso vado a casa a leggere. Insomma. La mia azione numero 3 riguarda il rispetto per l'ambiente. Non che io non rispetti l'ambiente, ma vorrei migliorare e magari pormi come obiettivo tanti punti di cui Camilla parla spesso, perché lei è proprio la guru. E quindi, per esempio, vado sempre in giro con la cannuccia di metallo e cerco di non usare quelle di plastica, ho la mia borraccia per bere l'acqua, cerco di ricaricarla per non sprecare troppa plastica, quando lavo i piatti prima li bagno e quando li devo insaponare chiudo l'acqua e la uso di nuovo poi quando devo sciacquarli. Stesso discorso nella doccia, anche se a volte mi congelo e vorrei sempre avere d'inverno l'acqua calda che scorre, magari quando mi insapono cerco di tenere l'acqua chiusa per sprecare meno acqua. Hai provato a fare la challenge dei 5 minuti sotto la doccia? No. Praticamente l'UNICEF ha detto che bisognerebbe che tutti arrivassimo a fare una doccia entro i 5 minuti proprio per risparmiare l'acqua, ed è una challenge che io poi ho lanciato anche su Instagram. L'ho vista. È difficile, cioè tu soprattutto che hai capelli lunghi e tanti. Dicevo 5 minuti, cioè, anche con presi capelli? Senza capelli ce la faccio benissimo. Tutti i 5 minuti tornano, 5 minuti devi trovare i vestiti per Natale, Capodanno, devi fare la doccia con i capelli, è un po' difficile. 5 minuti leggi, 5 minuti stai sui social. Tutto 5 minuti. Sai quante cose fai in una giornata? No, però non è semplice. No. Non è per niente. Cioè, sembrano tanti di 5 minuti una doccia, invece no, di media si sta 10-15 minuti. Io con i capelli ho bisogno di 10. Qual è invece la tua azione numero 3? La mia azione numero 3 è quella di uscire dalla comfort zone, che è qualcosa che cerco di fare sempre un pochino. Quest'anno ho dovuto farlo magari andando ad eventi, parlando con persone che non conoscevo. A te non piace tanto? Ma non è che io sono una persona timida, sono molto riservata e mi piace ascoltare. Poi dall'altra parte sono un po' come Dr. Jekyll e Mr. Hyde, perché poi sono anche la cazzara che fa casino, che urla e che fa amicizia. E quindi devo sforzarmi di uscire un pochino dalla mia comfort zone un po' più spesso, perché fa bene, fa molto bene. Fa molto bene, infatti ve ne avevo parlato lo scorso anno, andate a vedere il video. L'azione numero 4 è eliminare persone negative, ne avevo parlato lo scorso anno, ma è una cosa... Ne abbiamo parlato lo scorso anno e vi avevo detto l'importanza di circondarvi di persone positive. Allora, questo è quello che auguro a voi, auguro a me stessa. Una piccola nota che aggiungo per voi è quella di, se non lo fate già, cercare di conoscere nuove persone. Buttatevi là fuori, trovate in qualche modo gente. Anche se vivete in un paesino piccolo dove magari avete più difficoltà ad incontrare persone, uscire, non c'è tanto da fare, ponetevi un obiettivo, cercate eventi, anche online, cercate di fare connection, Instagram, YouTube, i social servono anche per questo. Vedi un po' anche, diciamo che questo tuo punto è a metà tra il mio punto di prima, quindi uscire dalla comfort zone e buttarsi un pochino conoscere persone eccetera, e il mio prossimo punto, che sarebbe quello di uscire di più la sera, perché in realtà sì, facciamo due vite molto diverse, nel senso che tu sei sempre fuori, vero, anche per lavoro, mentre io lavoro da casa la mattina, poi il pomeriggio i bambini, quindi sono con loro, e poi la sera arriviamo tutti stanchi, stravolti, e molto spesso siamo con i bambini a casa, insomma non è che andiamo a fare tanti giri, però i bambini sono grandi, quindi è tornato il momento per uscire e conquistare il mondo anche la sera. L'importante è crederci e averlo detto. L'ha detto. L'ho detto.
Il mio ultimo punto riguarda la motivazione. Non tanto per me quanto per voi, dato che mi è stato chiesto diverse volte, sia in DM che per mail, mi chiedete come faccio a avere tutta questa energia, dove trovo la motivazione, come faccio a fare tutte queste cose. Io faccio tutto ciò che amo e spesso durante il mio tempo libero mi dedico a queste cose che mi fanno stare bene. Quindi un messaggio che vorrei mandare a voi è proprio quello di trovare la vostra strada, che è facile da dire e difficile da fare. Ponetevi degli obiettivi. Facciamo così. Vi sfido a scrivere un obiettivo per questo nuovo anno o 1, 2, 3, 5 mesi, quello che volete, e cercate di portarlo a termine indipendentemente da qualsiasi ostacolo. Pensate a qualcosa che vi fa stare bene, pensate a qualcosa che vi fa venire il sorriso, pensate a qualcosa che se non fate vi manca e avete voglia di farlo ancora di più. Quindi una volta fatto questo, cercate di raggiungere l'obiettivo e poi ci tengo in particolar modo che mi facciate sapere com'è stato il risultato, com'è stato il percorso, l'esperienza e il raggiungimento dell'obiettivo. Bello, dopo ti scrivo anche il mio. Yes. Dopo aver detto questi ti scrivo anche un altro mio. Grazie. Il mio quinto punto invece riguarda i miei bambini. Ho fatto un piccolo esperimento perché qualche giorno fa ho dovuto portare a vaccinarli, loro odiano i vaccini, quindi fanno proprio tipo i cani al veterinario. E ho allora, visto il post. Sì, allora ho fatto scegliere a loro il pomeriggio e vabbè, cose veramente scelte assurde di cibo, tipo pandoro, uova e pancetta assieme. Quando ho letto mi stava venendo da vomitare, sì, però vabbè. Però hanno molto apprezzato, poi abbiamo visto i cartoni, insomma, scelte un po' fuori dalla normalità e penso che sia divertente anche dare al loro ascolto in queste loro richieste un pochino più pazze rispetto al solito, quindi voglio rifarlo giusto per far capire loro che insomma ci tengono ad ascoltarli. A tutte le mamme, ascoltate Carotilla. E date il pandoro con l'eggs and bacon che piace. Nuova ricetta. Per oggi è tutto, speriamo tantissimo che questo video vi sia piaciuto e che sia stato di vostra ispirazione. Ovviamente fateci sapere nei commenti cosa ne pensate, lasciate un sacco di thumbs up. Nell'info box vi lascio anche i contatti di Camilla in arte Carotilla. Vi auguriamo di nuovo un super 2020 e che sia un 2020 creativo da Chiari Lady Boss e da Carotilla e da New York. Bye guys! Ambulanza. Io sempre di sparo a foglie tipo casa, non faccio video. Pensavo che mi stavi riprendendo. Allora, ci vorrei sentire i denti. Allora, ho piacere di iniziare la. Ma che faccio? Così con la corso. Allora, ho arrivato da tutte parti e faccio così con gli occhi. Oggi mi fai fatto video? Oggi iniziamo a ridere così. Se non siete ancora nella mia comunità. Se non siete ancora nella mia community di Instagram. Merry Christmas. Io mi sarto montaggio. Non viene male per te. Grazie. Colpa anche tua, eh. No. Non so quanto ci metterò a montare questo video per colpa. Ma io devo ancora iniziare.